Partiamo subito con le cose di oggi. Oggi è qui 15 di gennaio. Ma come cavolo si mette sto cavolo? Oggi è il 15 di gennaio 2009. Cose di oggi. Mi è arrivato l'iPhone 3GS. Bellissimo, eh. E due spanne sopra il 2G. No, oggi è novembre 15 2016. Berlusconi è ritornato al potere. Oggi le cose hanno riniziato a funzionare, la gente è felice. No, oggi è il 15 novembre 2011. Niente, cose di oggi, solite cose. No, che no. Stamattina non c'avevo voglia di sentire il libro di Steve Jobs. Due palle con sto Steve Jobs. No, scherzo. Scherzo, Steve. No, è un po' due palle il terzo capitolo. Il primo e il secondo capitolo bellissimo, perché la storia dell'Apple che non sai all'inizio, così le vice. Però adesso è una palla, non mi piace. Mi piace, sì, però è un po' palloso. Poi sono sempre le solite cose. Adesso non sono ancora arrivato al capitolo iPhone. Vabbè, ci sarà qualche curiosità che magari ho sentito in giro, del tipo, cioè, Steve Jobs era così strapignolo che ha speso, almeno questo è quello che ho sentito in giro, non dal libro, ha speso un casino di tempo per trovare il suono giusto dello sgancio dell'iPhone. Quando lo sblocchi fa shack, cioè non è che potevi mettere ding come un Samsung solito, no? Proprio, ma poi neanche shack, doveva proprio fare shack proprio, cioè non lo so, ho detto che hanno speso mesi di ricerche per trovare questa cosa qua. Però adesso praticamente sono al capitolo, senza rivelarvi i particolari piccanti, sono al capitolo. Che caldo! Oh! 15 di novembre, maniche corte, eh! Allora, aperta parentesi. Il tempo da noi è un po' strano. Ci sono, vabbè, anche da voi, a volte, che so, d'inverno può far caldo, però da noi un giorno fa freddo, un giorno fa caldo. Oggi fa caldo. Ieri sono andato col maglione, ma c'è un caldo. Oggi è nuvolo. Potrebbe far freschetto più di ieri, però comunque sabato vado in campeggio survival, cioè andiamo in un posto che quando poi facciamo il campeggio non c'è niente, non c'è bagni, è proprio un prato, insomma non c'è niente, elettricità. E allora l'ultima volta che ero andato lì, mi ricordo, alla mattina c'era la brina, invece questa volta farà caldo. Nel giorno ci saranno 70 gradi, alla notte ci saranno 50 gradi. Fate voi il conto Fahrenheit Celsius. Allora, ritornando al discorso del libro, sono al capitolo che piove. Sono al capitolo Steve Jobs crea iTunes. Il problema con le major, perché ovviamente le major non volevano andare vendere musica. Poi sono nel capitolo cancro. I maligni diranno Steve Jobs aveva un caratteraccio che alla fine gli è aspetta, qui è una parola difficile, non lo so fare. Aveva un carattere così non lo so che alla fine l'ha portato alla morte. E come sapete tutti, lui era andato a fare una visita medica e gli avevano trovato un cancro al pancreas. E lui ha detto: ma va al culo, mi curo io, non ho bisogno dei medici, so tutto io. E ha fatto la dietona e alla fine
il cancro gli si era andato in tutti gli altri gli organi, e per quello è morto, perché se lui lo curava subito, come i medici gli avevano detto, a quest'ora è ancora vivo e vegeto. È morto dalle sue stesse mani. Non so, come formulare la frase. È perito dalle sue stesse mani. No! È morto per colpa della sua testardaggine. E basta. Però, così. Certo che però Steve Jobs mi sta un po' sulle palle che se n'è andato, perché tanto quanto, come ho detto in passato, cioè anche se muore oggi Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, cioè quello che dovevano fare hanno fatto, e non è che adesso Paolo Villaggio iniziamo a fare un altro Fantozzi, e anche se lo fa non sarà mai come i primi. Quindi secondo me Paolo Villaggio, cioè puoi anche andare, puoi anche andare anche subito, Invece Steve aveva sicuramente un casino di altre cose da fare, uffi. E io non lo so, finché non vedo, non so se riusciranno a portare e a mantenere la Apple ai livelli di quando c'era Steve Jobs, con le sue manie, Perché Tim Cook sembra ok, però bisogna vedere. Se non trovi un... cioè, la storia parla, e basta vedere tutte le altre compagnie. La Samsung, cioè, fa qualcosa di innovazione. Io non... allora, il software è Android, pigliano quello che è lì, open source, ci copiano l'interfaccia dall'iPhone. Ma che innovazione c'è? Allora, Nokia, magari una volta era innovativa, però adesso è alla frutta. Windows, Microsoft, cioè potrebbe avere, cioè ha le qualità, però non si applicano, perché come si diceva Steve Jobs, non sono dei graphics, insomma non hanno la cura dei particolari, del design, della semplicità. Poi le idee ce le hanno anche belle, anche loro, e i soldi per farle ce le hanno anche loro, ma non lo so. Ad esempio, Microsoft, volendo, voleva lanciare sto... adesso questo non è nel libro, quindi non sto svelando niente. C'è un prototipo che Microsoft voleva lanciare e poi lo abbandona. Il Courier, praticamente è come un iPad sdoppiato, che c'è un display a sinistra e a destra. Poi non lo so, doveva partire, poi l'hanno bloccato, adesso se ne è riparlato. Poi sarebbe bello, cioè, sarebbe... ma no, perché non lo fanno? Io non lo so. Poi mi ricordo quando è uscito Surface, bellissimo, però poi cosa è successo? Non è successo niente, non lo so. Io hanno preso la compagnia che ha inventato Surface, hanno fatto questi tavoli touch, ma io non lo so. Allora, Surface è usato solo al TG1, no, mi ricordo che non so dove, però mi pare TG1, che quando devono fare le previsioni del tempo fanno vedere sto mega touch e basta, è lì che è andato a finire tutto il progettone Microsoft. Non lo so. Comunque, invece quello che ho detto stamattina nel podcast, perché adesso faccio anche il podcast, si chiama Mirko Jackson alla mattina, che film è, Allora, secondo me invece la compagnia che l'Apple deve tenere molto sotto controllo, perché ha le potenzialità di essere un concorrente, un rivale molto arduo, è Amazon. Perché Amazon ha lanciato ultimamente sto Kindle Fire, che non è brutto, Adesso l'ho visto solo in fotografia, io non lo comprerei. Cioè, non lo comprerei perché c'ho l'iPad, però se dovessi comprarlo... costa la metà dell'iPad. Poi c'hai i giochini tipo Angry Bird. Poi Amazon ha la compagnia grossa dietro, alle spalle, che è tipo dare film, streaming, anche streaming tipo Netflix, musica, video, libri. Non è mica una classica compagnia sminchiolata che ti dà
il dispositivo magari anche 10 volte meglio dell'iPad, velocissimo. Però poi, c'hai Android, trovati tra i programmi, trovati quello, insomma, fai te, no? Ti diamo la libertà e non è facile, insomma. Invece, cioè, del tipo anche stronzate, tipo sincronizzare la musica. Adesso molti dicono iTunes fa schifo. Secondo me iTunes è comodissimo e basta. Se poi te lo trovi schifoso è perché non lo sai usare. Te sei abituato a... Allora, mettere il tuo iPhone, mettere il tuo cellulare, caricarlo con Mac Disk, trovare la cartella dei musiche, trascinare le... Te sei abituato alla complessità, quindi una stronzata facile, non la capisci. Oh, guarda, bellissima! C'è una macchina polizia in borghese che è una Dodge con tutte le luci e tutta nera. Mi ricorda molto Burnout Paradise. Comunque non ve la posso far vedere, so forse si è vista che ha sfrecciato. Allora, la gente è abituata a una roba difficile, però quando gli dai la cosa facile dopo si incasinano. Ad esempio succede anche a me magari, tipo io sono abituato tipo in design a farmi le robe un po' tipo Flash, o fare le robe un po' incasinate. PowerPoint, che invece ti vuol fare le cose ultra facili, non mi piace. Sarà quello, questa è la sindrome del soggetto iper bravo contro le cose ultra basiche. A me poi fa schifo, anche Steve Jobs lo diceva. Steve Jobs diceva: io quando la mattina devo fare in bagno non faccio la cacca, faccio un PowerPoint. Questa è una frase sua, l'ha detta anche a Stanford. No, lui odiava le presentazioni con PowerPoint, e la gente che arriva lì, che ti fa una presentazione con 6.000 slides di PowerPoint, è uno che non ha capito niente, non sa di quello che parla. Allora, comunque, ritornando al discorso, secondo me Amazon ha le potenzialità, i soldi e la compagnia grossa alle spalle per dar filo da torcere a Apple. Invece le altre no, perché le altre, la Samsung fa il dispositivo e buonanotte, non ha l'infrastruttura. Se c'è l'Android Market, sì, ma è tutta una roba così che ti devi accattare di per te, no? Da quello che ho capito. Poi invece io ho sperimentato un po' il Kindle, l'applicazione, no? Io vado nel Kindle Store, c'è il libro, schiaccio, tac, arriva. Non è che devo fare, non devo neanche fare tanti sync cose, no? Ovviamente voi direte, i maligni diranno: eh sì, ma anche nell'Apple Android Store schiacci la roba, te la... Sì, però non lo so. Poi non si capisce, perché siccome l'Android è open, allora c'hai varie sorgenti in cui puoi attingere roba, quindi poi alla fine ti incasini. Invece il Kindle, come l'Apple, c'è solo un punto: se l'applicazione lì non c'è, non c'è; se c'è, la trovi. Questa è una frase che diceva Steve Jobs. Le applicazioni dell'App Store, se ci sono, le trovi, altrimenti non ci sono. Invece di Android, ma forse ci sono, devi googolare, non lo so, devi andare sul torrent, devi andare sulla baia, insomma, forse c'è, non lo so. Non lo so se c'è, forse c'è però. Questo è il discorso che faceva quello della Samsung. Se c'è, c'è, non lo so, dai, giù dalla pianta, no? Insomma, googola. Se googoli, googoli, no? E basta, tutto qua. Quindi questo kit è bellino. Infatti adesso una di leader del kayak l'ha comprato, lo porterà sicuramente in uno dei campi, farà una recensione al volo. L'unica cosa che non mi piace molto, cioè non è che non mi piace, però siccome Amazon l'ha fatto in passato, poteva farlo col Fire, metterci il 3G gratis. Ovviamente lì ci sono costi, perché il Kindle ha il 3G gratis, praticamente senza connessione, cioè senza sottoscrizione, senza pagare niente, te nel Kindle puoi ovviamente comprare i loro libri, ovviamente giocano su quello, però ha anche un browser sperimentale in cui puoi navigare in internet, non ha JavaScript, ad esempio neanche Gmail funziona, però il mio sito ha qualche JavaScript, funzionava. Infatti io dal Kindle
così, pagando niente, sono potuto andare sul mio sito. Ovviamente non è che è una navigazione bella vedere in bianco e nero, poi c'è sto il refresh, fa cagare, però metti caso, vuoi vedere una notizia su Studio Aperto, tac, poi vuoi vedere le ultime notizie su il TG4, vai sul sito, ovviamente non video, però qualcosa fai. E poi dall'altro anche lì nel camping, dove sempre non abbiamo connessioni internet, quello andava. Quindi avevo un 3G neanche fatto con AT&T, magari con altra compagnia, che aveva copertura addirittura anche lì. Anche lì. E basta, tutto qua. L'altro punto che volevo dibattere, che però mi sono dimenticato, ah, comunque ho comprato il cappellino con le orecchie, eh. Allora, se non avete sentito le ultime notizie, praticamente ho comprato il pass per guardare i Mythbusters, no? L'ultima edizione, la 11. E in un episodio c'era Carrie Byron, quella lì, la rossa del trio, insomma, Carrie Grant e Tori, che aveva un cappellino con le orecchie a orso, una specie di cappello a forma d'orso con le orecchie e anche le zampe qui. Allora l'ho cercato e l'ho comprato da Amazon. Devo dire che cercando i modelli di questo cappellino, o sono bambini o sono donne, quindi non è che sia un cappellino molto mascolino. Non è che a vederlo così è un cappellino fiorato, insomma, da culattone. No, però non lo vedrei, insomma, su Chuck Norris. Su Chuck Norris un cappellino così non lo vedrei mai. Neanche su Arnold Schwarzenegger. Lo vedrei un po' su Malgioglio. No, lo vedrei su me e su Cary Grant e Tori. Comunque volevo fare un altro appunto anche a Grant, che è il cinese. È perché ovviamente quando fai un programma televisivo, devi mettere un po' tutte le razze, sennò la gente poi si offende, dice: non ho messo neanche un nero. Allora, però invece in Cary Grant e Tori, vabbè, il nero non c'è ancora, però hanno messo una donna, un uomo e un giapponese o un cinese, non so, da quelle parti là, io non ci capisco niente, che film è. Cioè, allora, però c'è da dire che Grant ha fatto una trasformazione, è diventato un bell'uomo. All'inizio era bruttissimo. All'inizio lui probabilmente ha fatto carriera perché, allora, lui era sempre, piaceva fare i robot, tra cui robot, per chi non lo sapesse, non è una parola inglese, è una parola cecoslovacca che vuol dire automa, da quelle parti là, insomma, no? Infatti sono andato a vedere, pensavo che era un acronimo di qualcosa inglese, invece no. Comunque lui faceva il robot. Allora è andato a quella gara che faceva, mi ricordo, Guido Bagatta la commentava, Robot Wars o una roba così, no? E lì aveva vinto, no? E lì in qualche spezzone si vede che era bruttissimo. Poi quando vai a Mythbusters le prime volte aveva anche i denti tutti storti, aveva i denti due davanti così, messi così, non dritti, così. Però poi nelle ultime li mettono a posto tutto, è diventato un gioiellino. E basta, tutto qua. Guardatevi i Mythbusters, che sono bravi. Allora, per il momento è tutto. Ciao a tutti.